Perfetto, allora salve a tutti, il mio nome è Roberto Capodieci, sono italiano ma vivo all'estero da tanti anni, negli ultimi 18 anni sono stato in Asia dove mi sono occupato sempre di informatica e in maniera particolare negli ultimi 10 anni di decentralizzazione blockchain. Quindi volevo un pochino fare con voi un viaggio su cos'è la decentralizzazione e perché siamo qua. E siamo in quella che alcuni chiamano la quarta rivoluzione industriale. Io preferisco chiamarla l'era dell'informazione, cioè basata su dati e informazioni che sono usate come servizio e prodotto. L'era dell'informazione è suddivisa in diversi momenti. Abbiamo iniziato nella prima fase a trasformare contenuto analogico in digitale. Dopodiché una seconda fase, questo contenuto digitale possiamo trasmetterlo, copiarlo e passarlo ad altra gente attraverso reti, che poi internet. E una terza fase in cui attraverso questa rete delle aziende, i privati hanno cominciato a vendere servizi, e pensiamo a Google, Facebook e molti altri, che sono dei poteri centralizzati a cui tutti noi ci attacchiamo. E adesso stiamo cominciando a entrare in una fase in cui si decentralizza, si decentra questo sistema di usufruire servizi. Praticamente i servizi saranno fatti dalla comunità per la comunità e gestiti in una maniera molto diversa da come sono gestiti adesso. E nell'evoluzione, nella storia dell'evoluzione, una cosa molto importante è successa nel 2010 passato, in cui è nata la blockchain, grazie a una misteriosa persona, gruppo di persone chiamate Satoshi Nakamoto, che l'hanno usata come soluzione per creare i Bitcoin, che è una criptovaluta che è decentralizzata. Dopodiché abbiamo avuto questi ultimi anni con coronavirus, in cui tutti hanno cominciato a lavorare da casa, c'è stata una grande accelerazione nella cultura e nell'implementazione di tecnologia, e l'aspetto di decentralizzare è venuto a sentirsi molto di più, soprattutto perché ci sono cominciate le censure, l'uso dei social media per influenzare la gente, non si è ben sicuri di chi vede cosa, chi legge cosa. E poi abbiamo un'altra fase che è quella del futuro. Cosa succederà nel futuro? Adesso vediamo un attimino, uno sguardo al prossimo futuro. Io presto penso che i protocolli per i sistemi decentralizzati cominceranno a sostituire quelli di sistemi centralizzati. Cosa vuol dire? Che adesso le applicazioni vanno a prendere informazioni in dei posti dove dobbiamo credere a chi crea quelle informazioni, perché sono dei posti centralizzati. Questo non cambierà l'uso, non cambierà l'interfaccia, ma la sorgente dell'informazione verrà in maniera crittografica garantita su sistemi decentralizzati. Quindi il backbone, ciò che sta dietro, il motore che sta dietro a tutto quanto, verrà piano piano sostituito e reso decentralizzato e quindi molto più sicuro. E addirittura io penso che anche la connessione a internet si decentralizzerà. Adesso, se ci pensiamo, tutti accediamo a internet attraverso pochi internet service provider, che sia la compagnia telefonica piuttosto che un altro, e questi sono dei colli di bottiglia e sono dei punti di controllo molto forti. Qualcuno, tipo Elon Musk, sta impostando una rete di satelliti per cui ci si collegherà uno qualsiasi dei satelliti, i satelliti sono una rete tra di loro, e poi si scenderà di nuovo sulla Terra dove si desidera, senza essere stati imbottigliati e canalizzati attraverso dei punti di controllo forti. Questa è una cosa molto importante e interessante. Ma come mai la blockchain ha portato questa grossa rivoluzione? Come mai è così sexy? Il CEO di Google ha subito messo in risalto una cosa molto importante. La blockchain ha creato nel mondo digitale qualcosa di veramente importante, che praticamente la blockchain offre la possibilità di avere scarsità e quindi anche singolarità nelle risorse digitali, cosa che nel mondo digitale è anche fino a 10 anni fa era impossibile,
se ci penso, se avevo un MP3 e ne facevo 10 copie, lo davo a 10 amici, tutti avevamo l'MP3, non si sa quale fosse l'originale perché la copia digitale è identica. Mentre con un Bitcoin, se io non posso copiare il Bitcoin e dare a 10 amici la copia del Bitcoin, perché nel momento in cui io lo do a qualcun altro, io non ce l'ho più. E questo nel mondo digitale è una cosa importantissima, una grossa rivoluzione che ci permette appunto di entrare in un mondo laddove risorse digitali hanno un valore, e da qui gli NFT, per esempio. Questo è perché gli NFT esistono, perché possono essere singoli, possono essere unici e rimangono unici nonostante siano digitali. La blockchain consente di raggiungere un consenso sullo stato attuale di un dato, di un'informazione, di un asset, senza doversi fidare di terze parti che ci dicono qual è. Se io voglio sapere quanti bitcoin ho, lo guardo nella blockchain, quello è il numero e sono sicuro. Se voglio sapere quanti soldi ho in banca, devo chiederlo alla banca e credergli che quei soldi siano là. Perché loro mi fanno vedere un numero, me lo dicono, ma non ho modo di evidenziare e valutare se questa è una cosa vera, no? La blockchain deve essere vista come un sistema decentralizzato con gli strumenti per garantire crittograficamente la trasformazione dei dati. C'è un altro aspetto che è molto interessante, che la blockchain è un codice, è un programma, e il codice legge, si dice, no? Ciò che il codice fa lo esegue senza avere nessun tipo di aspetto morale o emozionale a riguardo, no? Un programma non ha opinioni, preferenze, non ha pazienza o quant'altro. Il programma esegue le istruzioni che gli sono date in maniera lineare. Per questo gli si può credere, no? Quando un sistema poi è distribuito e decentralizzato, i dati sono ripetuti in molte parti, allora si ha la garanzia che sono sicuri. Per di più, i protocolli blockchain sono aperti, open source, e chiunque può implementare su di essi, può clonarli, modificarli e soprattutto migliorarli. Si tenga presente che stiamo parlando della layer basso, no? Della blockchain come strumento per aiutare la decentralizzazione. C'è una bella citazione di Fred Ersham che dice: le blockchain sono organismi digitali. Mentre gli organismi si evolvono attraverso cambiamenti nel loro DNA, i protocolli blockchain si evolvono attraverso cambiamenti nel loro codice. E come gli organismi biologici, le blockchain che si adattano meglio saranno quelle che sopravviveranno e prospereranno. Quindi siamo ancora all'inizio della fase iniziale, ma ci stiamo muovendo nella maniera corretta, no? Esistono diversi strumenti per decentralizzare. La blockchain è una delle tecnologie di spicco al momento. Sappiamo tutti che Bitcoin, pur avendo avuto il merito di portarci la blockchain, sono solo uno dei tanti servizi decentralizzati che possono essere eseguiti su una rete peer-to-peer, no? E peer-to-peer l'abbiamo visto da tanto tempo, si può fare telefonate, Skype era un esempio molto buono, si può salvare dati, BitTorrent, ma ci sono tante altre cose che possono venire decentralizzate. L'adozione della blockchain sta andando adesso oltre il caso delle criptovalute. La blockchain ha il potenziale nel prossimo futuro di cambiare radicalmente il modo in cui condividiamo le informazioni, acquistiamo e vendiamo cose, interagiamo tra di noi e con le nostre istituzioni. Useremo la blockchain per provare la nostra identità. Già molti governi nella carta d'identità danno la firma crittografica, che così è impossibile falsificarla, no? In Italia stessa abbiamo la firma digitale che è crittografica. In Estonia i cittadini fanno tutto con la loro carta d'identità, così come in molte altre nazioni. Questo è uno degli aspetti della blockchain, la crittografia per la garanzia matematica dell'informazione, no? E tra l'altro con la blockchain possiamo anche valutare tutta quella che si chiama supply chain, la filiera produttiva, quindi quando mangiamo una pasta nel pacco possiamo andare a guardare la provenienza e tutti i passi che ha fatto, se sono stati salvati su una blockchain, insomma. Possiamo verificare l'autenticità di tutto, del cibo che mangiamo, delle medicine che prendiamo. E la cosa più importante che i sistemi decentralizzati hanno è che continueremo a possedere i nostri dati. Quando siamo su Facebook e scriviamo qualcosa, noi stiamo donando il nostro contenuto
a loro su un sistema decentralizzato, pur avendo la stessa esperienza, continuiamo a essere proprietari delle informazioni che creiamo, no? Molti di questi sistemi decentralizzati sostituiranno i servizi e le applicazioni online esistenti, ma grazie alle tecnologie ci sono altri servizi che non potrebbero essere mai stati realizzati con sistemi centralizzati. Quindi la blockchain è ampiamente di più il decentralizzamento, non so qual è la parola italiana giusta, il decentramento dei sistemi online. Ci sta offrendo grosse opportunità e bisogna focalizzarsi su questo quando si creano i nuovi servizi. Adesso questa conferenza parla di fintech. Fintech è una cosa bellissima perché è l'applicazione della tecnologia al mondo della finanza, ma bisogna tenere presente che molto fintech è centralizzato, ma si può anche pensare del fintech che funziona su basi decentralizzate con l'uso di blockchain. Io la prima applicazione fintech decentralizzata su blockchain l'ho fatta nel 2014, quindi quasi 8 anni fa, per la gestione dei documenti, delle lettere di credito e cose del genere. Comunque, quali sono in sintesi i vantaggi nell'uso della blockchain? Ci sono diversi aspetti, no? Uno è la verità. Quindi l'uso della blockchain rimuove la necessità di fidarsi di una terza parte che ci dica un valore, perché il valore che leggiamo dal sistema peer-to-peer è garantito ed è vero. C'è l'aspetto della privacy, perché la blockchain porta la crittografia, che è un sistema molto potente per nascondere informazioni o per gestirle in maniera privata solo tra alcune persone, alla mano di tutti. Teniamo conto che gli Stati Uniti considerano ancora la crittografia come un'arma di guerra, proprio dopo il trauma dei tedeschi con il loro macchinegno Enigma con cui riuscivano a codificare i messaggi. Quindi portarla alla luce e renderla un tool di uso per tutti è una cosa molto importante, la blockchain lo fa. Poi c'è, come uso applicato della blockchain, un grosso valore è la tokenizzazione. La tokenizzazione vuol dire la creazione di token, di suddivisioni di un intero, e questo sta permettendo di accedere a degli asset molto costosi con piccoli investimenti. Per esempio, se c'è un palazzo che costa 100 milioni di euro e l'investimento per un qualcosa del genere fino ad oggi è sempre stato limitato a grossi istituti finanziari o family office, assettizzando un progetto del genere si apre la porta alla gente comune che ha 1000 euro, 5000 euro da investire, di avere un pezzettino di un progetto molto grosso, e quindi si riesce a raccogliere i fondi e suddividere poi la proprietà in maniera adeguata. Io ho fatto personalmente un progetto per i cavalli da corsa che costano milioni, ma sono gestiti con dei sistemi ancora a mano su carta per proprietà di poche persone. Invece con la blockchain si riesce a creare un asset del cavallo, per cui con 100 euro io posso avere un pezzettino di cavallo che, se poi non va bene, me lo mangio a pranzo. E quindi qua un'altra delle valori che porta e delle utilità che porta è l'identità e la reputazione. Identità che possono essere anche anonime, non devono essere identità legate a un nome o un cognome, ma identità di riferimento che con l'andare del tempo possono creare una reputazione, che è una cosa molto importante. Un altro aspetto importante è il rispetto delle regole, che non vuol dire che è una pulizia, ma vuol dire che le transazioni infilate nella blockchain, se non rispettano le regole scritte nella blockchain, vengono rigettate. Quindi quando una transazione è processata, si ha la garanzia che rispetta le regole che sono state scritte, che possono essere diverse, no? Una banale è che io non posso mandare a qualcun altro 10 bitcoin se non li ho, nonostante la mia firma sia giusta, eccetera eccetera. Un caso diverso può essere che se ho un certificato di sana e robusta costituzione firmato dal dottore per iscrivermi in palestra e questi documenti sono gestiti tramite la blockchain, la palestra immediatamente può vedere che il certificato è valido perché è stato firmato da un dottore che è stato riconosciuto tale da un governo, eccetera eccetera. E ultimo, nella finanza stiamo vedendo che
facilita transazioni e servizi finanziari. C'è tutto un pianeta che si chiama DeFi, Decentralized Finance, che permette alla gente di fare prestiti, di fare investimenti, tutto online in maniera anonima, senza compilare form, ed è una rivoluzione che sta avvenendo e che è in una fase grigia, nel senso che in tante nazioni non è ancora regolamentata, in altre sì, però di sicuro sta scuotendo le basi di grosse istituzioni finanziarie che stanno guardando un po' attorno. Questo decentralizzando sicuramente riduce i costi, fa sì che non ci siano favoritismi e rende tutto molto più trasparente e pulito, che nel mondo della finanza questo è un successo grossissimo. E per ultimo l'audit: se uno vuole sapere cosa è successo e quando, chi ha firmato cosa, nulla di meglio è che proprio un sistema aperto che permette di andare a analizzare tutti quanti i passaggi che ci sono stati. Quindi, ricapitolando, come dicevo prima, in una blockchain ogni utente possiede e controlla i propri dati. La blockchain sostituisce la necessità di fidarsi di una terza parte con la prova crittografica di cosa è successo, quando è successo e la garanzia che è successo seguendo le regole del protocollo contenuto nel software di tutti i nodi del network peer-to-peer. Ok, quindi una transazione che non rispetta le regole non viene processata. Questo per andare a capire cos'è la blockchain e perché è la base di tante decentralizzazioni. Un'altra cosa che invece sono andato a vedere è la digitalizzazione di cose che erano analogiche prima. Una piccola curiosità, che non è proprio direttamente collegata con quello che stiamo facendo, è questo: cosa è diventato digitale che era analogico? Questo è un termometro per misurare la febbre. Quando ero bambino era l'unico modo per misurare la febbre, e questo qui si poteva mettere in tre posti: sotto l'ascella, in bocca o in un altro posto, no? E penso a quanto il fatto dell'evoluzione tecnologica sia stato, diciamo, provvidenziale in tempi di coronavirus, è che questo termometro è diventato questo strumento che con dei sensori rileva e rende digitale il valore della febbre. Pensate, se non fosse stata inventata una cosa del genere, andare al supermercato invece di un'azione del genere sarebbe stata una cosa del genere. Per entrare e controllare che la gente avesse la temperatura giusta, avremmo dovuto tutti mettere questo termometro sotto la cella, in bocca, un altro posto, cosa che non voglio pensare. Comunque, a parte i termometri, le cose che si sono trasformate da analogiche in digitali sono tantissime, in diverse categorie, dalle immagini, quindi fotografia, che sono dalla pellicola andate al digitale, i disegni, la pittura, che invece adesso vengono fatte come arte digitale su Photoshop, le stampe, le serigrafie, che invece adesso si stampa digitalmente a colori, ci sono tutte le parti del suono, i dischi che erano in vinile con i compact disc, le cassette in MP3, le radio con le radio digitali che ci sono, e le performance, le immagini, lo spettacolo dal vivo, sono video streaming, videocassette, per me sono diventati DVD, poi gli MP4, no? La televisione analogica, e abbiamo tutti quanti quella digitale adesso, perché trasformare tutto in numeri garantisce più alta qualità e più facilità nella qualità del dato, no? E poi porta anche queste cose a essere possibili nell'ambito dell'internet o da tenere nei propri computer. Quindi abbiamo manoscritti, insomma, file di testo, libri, con ebook, le pubblicazioni, con riviste online, comunicazioni. Prima partiva la gente, il piccione viaggiatore, adesso c'è il fax, c'è il servizio postale, è stato rimpiazzato un ben dalle email, telefono con l'IP phone o il voice over IP. Anche nella socializzazione, una volta si andava in piazza, adesso ci sono i social media, una volta c'erano gli eventi e i ristoranti per i single, adesso c'è Tinder, una volta si andava al circo e adesso c'è TikTok. Quindi, quando tutte queste cose sono digitali e grazie alla blockchain possono essere uniche, è ovvio che poi quello che nasce sono cose tipo gli NFT. Gli NFT, che hanno avuto un hype incredibile, stanno avendo un hype incredibile e sono una cosa molto interessante, io li amo in maniera particolare perché sono il primo caso d'uso della blockchain che non è la cryptocurrency, quindi non sono la criptovaluta, ma
un pezzo d'arte è unico e rappresentato sulla blockchain tramite l'NFT. Quindi, nonostante siano tantissimi casi per cui la blockchain, la decentralizzazione è stata applicata a industrie di ogni tipo, ma tutte le persone che, anche se non vogliono, vengono coinvolte dalle news, prima c'erano le criptovalute, adesso con gli NFT si capisce che si possono decentralizzare e usare la blockchain per delle cose di altro tipo, no? Quindi vi faccio un pochino di due esempi su cosa vuol dire decentralizzare. Perché decentralizzare vuol dire rimuovere gli intermediari, ok? Quindi questo sono io in Indonesia che sto cucinando e questo è mio figlio dall'altra parte del mondo che ha un'emergenza per cui ha bisogno dei soldi. Quindi il primo esempio è un trasferimento di denaro con un intermediario. Intermediario che è la banca. Io quindi cosa faccio? È un venerdì sera, per esempio, c'è questa emergenza, io chiamo la banca e la banca non risponde perché venerdì sera sono chiusi, saranno chiusi tutto sabato, saranno chiusi tutta domenica, i miei soldi sono in banca ma sono nelle loro mani, per cui io non riuscirò mai a mandare i soldi in tempo a mio figlio per pagare le spese dell'ospedale di questa emergenza. Quindi caso 2, senza un intermediario, cosa vuol dire? Usando un sistema decentralizzato peer-to-peer, io posso, se ho un wallet con dei bitcoin, mio figlio se ne scarica uno se non ce l'ha già, e in pochi minuti io posso mandare, che sia venerdì sera, sabato, 24/7, sempre i fondi a mio figlio, perché non c'è più un'istituzione, qualcuno nel mezzo che ha dei costi e che ha degli orari lavorativi per cui blocca quello che io tento di fare. Faccio un altro esempio, ok? Ho altri due bambini, ho quattro figli in totale, quindi, e questi due sono con me e sono nati nel 2010 Angelina e nel 2008 Antonio. Cosa è nato nel 2009 esattamente tra Antonio e Angelina? È il Bitcoin, che è nato nel 2009. Adesso, quando i bambini avevano un anno, io per fargli un regalo volevo mettergli un pochino di soldi in un conto in modo che da grandi avessero un qualcosa, un po' di risparmi. Antonio, nel 2009, quando aveva un anno, gli ho messo $50 in un conto corrente in banca a suo nome. Mentre Angelina, abbiamo guardato che un bitcoin valeva circa un dollaro, un po' meno di un dollaro, essere onesto, quando era il suo compleanno. Quindi quando avevo un anno gli ho messo 55 bitcoin in un conto, in un wallet, su un sistema decentralizzato che non ha istituzioni che devono lavorare per far garantire la sicurezza, perché è tutto garantito dalla blockchain, dal sistema decentralizzato della crittografia. Ho messo tutto in cassaforte, mi sono dimenticato. Qualche settimana fa sono andato a vedere e ho guardato nella blockchain, era pure lì un venerdì sera, ho guardato nella blockchain e Angelina sicuro aveva i suoi 55 bitcoin impeccabili, intoccati, che glieli ho cambiati per $50 in modo da renderlo uguale al fratello. Mentre il libretto bancario del fratello, ho provato a chiamare la banca, ma era chiusa, ho dovuto aspettare lunedì. Lunedì li ho chiamati e non trovavano informazioni, sono dovuto andare nel loro ufficio e quindi firmare delle forme, delle carte, hanno ricercato. E i $50 che nel 2009 li avevo messo lì sono diventati zero. Perché la banca ha dei costi, hanno sicuramente lasciato una guardia giurata seduta in fianco alla banconota di $50 per tutti questi anni, ma questi costi hanno mangiato il fondo che c'era. Quindi un altro esempio lampante della bellezza, diciamo, di un sistema decentralizzato è anche che il costo è distribuito ed è molto molto più leggero di tutte le infrastrutture e i sistemi che una parte centralizzata come il sistema bancario ha. Quindi, bella storia le criptovalute, ma ci sono tante altre cose da
decentralizzare, tutta la parte finanziaria che abbiamo detto, sicuramente la parte dei social media, Facebook, Twitter, hanno bisogno di essere decentralizzati. Twitter è appena stato comprato da Elon Musk, vedremo cosa succede lì. Email, servizi messaggistica, video streaming, data storage e domini, nomi di domini web, perché anche lì quando compriamo un nome di dominio lo lasciamo su dei server di altra gente perché punti al nostro sito, e quelli hanno sempre le mani con cui possono modificare le cose, e quindi web hosting, computing e cloud. In effetti già molte cose stanno venendo decentralizzate, no? Per la finanza lo sappiamo, sono le criptovalute, DeFi e fintech decentralizzata su blockchain. Con i social media ci sono i primi sistemi decentralizzati, tipo Diaspora, o per l'email ci sono dei tentativi, Ledgermail è un po' fallito, ma ci sono dei protocolli di instant messaging tipo Matrix che sono molto buoni. Video streaming, c'è YouTube, che è un sistema alternativo a YouTube, dove si può mettere tutto e non viene censurato, cancellato, perché è su blockchain o su IPFS. Ci sono sistemi di data storage, e BitTorrent tutti lo conoscono, Filecoin, Medsafe e molti altri, domini che sono registrati sulla blockchain quindi non possono venire fermati, l'NSAP, Unstoppable Domains, eccetera eccetera, e anche sistemi di computing decentralizzati. Quindi, per ricapitolare, la decentralizzazione, qual è l'insipit, l'esigenza e la motivazione per decentralizzare? Nei sistemi centralizzati, loro, che c'è sempre questa cospirazione di chi siano, decidono cosa puoi dire e cosa puoi vedere, chi può partecipare e chi non è gradito. I canali YouTube che scompaiono, ci sono youtuber che perdono tutto il loro, gente con Instagram che sono influencer, perdono tutto il loro revenue perché gli chiudono gli account senza una ragione buona. Ci sono in Twitter, pure il presidente degli Stati Uniti è stato bannato, che vorrei dire non è cosa da poco, che uno sia d'accordo o no con quello che dicesse, però insomma una censura molto potente. Quasi tutti siamo stati bloccati su Facebook. So che Facebook è una piattaforma per vecchi, però perché gli algoritmi in qualche modo ci puniscono, no? E la domanda finale è: chi possiede i contenuti che creiamo, no? Quindi ciò che viene messo su una parte centrale è di proprietà di chi la gestisce, invece su un sistema decentralizzato rimane nostro. Io ho passato un bel po' di tempo a fare una ricerca molto importante in cui il grafico che vi presento adesso ne è il risultato, che fa vedere quanto la gente gliene frega della decentralizzazione. Quindi negli anni 70 non tanto, negli anni 80 non così tanto, negli anni 90 giusto un poco, negli anni 2000 ora forse alcuni iniziano a fregarsi della decentralizzazione, negli anni 2010 non solo se ne fregano ma la usano, ci sono BitTorrent, ci sono le prime criptovalute, e adesso che siamo negli anni 20 bisogna decentralizzare tutto, e questo è il punto a cui siamo. Quindi, per fare un po' di esempi, chi sta facendo cosa? L'ex CEO di Twitter, trovandosi in difficoltà perché le richieste del governo di rimuovere contenuti, di censurare gli utenti, lo rendevano un pochino infelice, si è messo a lavorare su Blue Sky, che è un protocollo per decentralizzare i social media e il content delivery network. In modo che quando il governo dice no, questo Twitter deve essere cancellato, modificato, lui possa dire guarda, non lo gestisco io, è su una rete decentralizzata, Twitter è solo l'interfaccia per andare a vedere queste cose, no? Un altro progetto importante è fatto dallo stesso inventore di BitTorrent, e ne vale la pena. Quindi questo è una persona che ha portato la decentralizzazione fin dall'inizio. Un altro è l'inventore di YouTube, dello YouTube decentralizzato, ed è un francese che sta a un profilo bassissimo, è difficile, molto difficile trovarlo, ma anche lui ha dato un contributo molto grosso per portare video streaming e la produzione di video in una piattaforma dove stiamo garantiti che nessuno ci censura o ci toglie le cose. Adesso è diventato un incubo per chi ha canale YouTube, perché una parola sbagliata tira giù tutto. E poi un aspetto molto importante, che non è tanto la questione di piattaforme ma di protocolli, no?
Quindi l'accesso a internet è un meccanismo per decentralizzare il tutto, è un progetto di questo Smart Mesh che crea questo network decentralizzato. Quindi, detto tutto questo, non potevo non fare una menzione del metaverso. Il metaverso è l'equivalente di quello che internet è stato all'inizio. C'è una gran confusione, molti dicono: ah, c'è un metaverso qui, un metaverso là. Non ha senso, perché il metaverso è uno solo, come internet è uno solo, non c'è un internet qui e un internet là. Il metaverso è l'unione di tanti mondi virtuali, quindi che siano tridimensionali, da usare col caschetto piuttosto che visitarli semplicemente sul monitor del computer, che sono interconnessi. Quando internet è nata, si avevano tanti server con delle pagine scritte in HTML, e l'HTML permetteva, premendo un link su un server, di finire su un altro server e continuare a navigare lì i contenuti. Il metaverso è la stessa cosa per i mondi virtuali 3D. Quindi un singolo mondo virtuale che finisce su se stesso è sbagliato definirlo metaverso, perché dovrebbe essere collegato a tutti gli altri, in modo che entrando in una porta io finisco in un altro mondo virtuale. Allora, in questo caso sono nel metaverso, perché sono tutti interconnessi. La differenza dell'internet con l'HTML, diciamo, col metaverso, è che io nel metaverso rappresento me stesso, quindi il mio avatar, che ha delle proprietà, che ha dei soldi piuttosto che dei vestiti in un certo modo, deve essere uguale in qualsiasi di questi server io entro. In questo caso qua la blockchain permette di portare in maniera unica, come fosse un NFT, no? Quella che è il mio avatar, la mia identità con le mie caratteristiche, su qualsiasi di questi mondi virtuali vado. In questo caso ho il metaverso. Ho il metaverso perché io rimango io, un mio amico rimane il mio amico. Crittograficamente posso assicurarmi che non è un clone o qualcuno che fa finta di essere il mio amico, ma è proprio lui. E posso muovermi da un mondo virtuale all'altro attraverso questo network che è il metaverso. Quindi spero che questo chiarisca tutto. Quindi, in questo punto la mia presentazione finisce. La mia domanda è: quanto decentralizzati siete? Quante cose state già facendo nel mondo decentralizzato piuttosto che in quello decentralizzato? E quali passi farete per andare verso un mondo completamente decentralizzato? Se volete, io ho anche preparato un po' di aspetti educativi su come funziona tecnicamente la blockchain, però penso che fin qua siamo abbastanza completi come anche tempi, e spero che questa presentazione sulla decentralizzazione vi sia piaciuta. Eccoci, grazie Roberto. C'era una domanda, non so se tu l'hai vista, per te, che dice: cosa, aspetta, adesso te la leggo. Come si farebbe e cosa significherebbe decentralizzare un social media, per esempio Instagram? Beh, semplicemente vuol dire che non è più, i dati non sono più su un server centrale gestito da un'azienda in cui loro riescono a mettere le mani, ma sono su un network di computer, dove di server di computer, dove nessun computer è più importante degli altri, collegati in un modo peer-to-peer, e dove i contenuti rimangono di proprietà di chi li posta. Non c'è più uno username e una password per collegarci, sì, ma ci si identifica con firme crittografiche. L'esperienza cambierebbe di poco. In effetti, dal punto di vista dell'utente, se dietro c'è un sistema centralizzato o decentralizzato, la differenza è minima. Però la differenza dal punto di vista pratico è molto alta, no? Cambiano un pochino gli aspetti. Su un sistema centralizzato, l'azienda che gestisce i dati è responsabile di ciò che c'è, quindi se uno posta qualcosa di pornografico piuttosto che no, viene bloccato all'origine e viene gestito in questa maniera. Invece in un sistema decentralizzato è più chi legge che decide cosa vedere e cosa non vedere, perché non si può fermare uno nel postare qualcosa. Poi ci sono tanti sistemi anche per cui la collettività riesce a votare che qualcuno venga eliminato piuttosto che no, ma l'approccio è un pochino più sul cosa vado a vedere piuttosto che cosa posso postare o dire.
Abbiamo allora, un'altra domanda. Cioè, altre due domande. Allora, una, come funzionano effettivamente e quali sono i vantaggi del smart contract? E dopo ti leggo anche la seconda, se mai te le ripetiamo. Ma se non posso cancellare i contenuti, come ci si comporterà con i contenuti illegali come il revenge porn, eccetera? Quindi i vantaggi dello smart contracts e questa cosa qui. Ah, intanto, poi ce ne sono altre che le leggiamo dopo. Okay, io non la vedo questa chat. Quindi... Eh sì, stiamo un attimo cercando di capire, però non okay. Leggiamo noi. Gli smart contracts sono nati con Ethereum, con l'idea di fare un computer mondiale dove uno può creare una piccola applicazione che la gente può richiamare e si esegue. Il grosso vantaggio sarebbe quello che, sapendo leggere il codice, una volta che è presente sulla blockchain, è immutabile, quindi so che quando chiamo quelle funzioni quello succederà. Quindi posso star garantito che nessuno mi cambia le carte in tavola, diciamo, mentre io mi sto fidando di quella applicazione. La realtà è che sono molto limitati, dovrà molto crescere questo aspetto della blockchain per fare applicazioni decentralizzate molto più complesse, però per adesso stanno funzionando. Il problema, secondo me, è che mia mamma non sa leggere il codice, quindi quando va a usare uno smart contract per DeFi deve fidarsi dalla reputazione che quello funzioni bene. Infatti ci sono molti casi dove appunto vengono misusati, i fondi vengono rubati piuttosto che no, proprio perché ancora non c'è un metodo per garantire al 100% la sicurezza di queste cose qua. Però insomma sono molto importanti perché stanno facendo fare un grosso progresso all'uso delle blockchain. Gli NFT senza uno smart contract non esisterebbero ad oggi, per esempio, quindi insomma sono importanti a quel punto di vista. Il fatto che non si possa cancellare i dati non è verissimo, nel senso che è una blockchain è programmata con delle funzioni. Se una funzione dice che si può cancellare qualcosa, allora la si cancella. Il fatto è che chi ha l'autorità di cancellare è questo, quindi chi ha l'autorità di decidere cosa può stare, cosa non può stare, è una cosa importante. Quindi ci sono, ed è un tema molto grosso per quelli che sono, che chiamano DAO, Decentralized Autonomous Organization, quindi sono applicativi che una volta che sono decentralizzati non c'è nessuno che ne ha il controllo diretto, però tutti quelli che ne partecipano hanno di solito un diritto di voto, per cui possono scegliere se democraticamente la maggioranza non vuole qualcosa, allora un'azione può essere presa perché questa cosa vada via. Quindi nel caso di un sistema tipo uno social media decentralizzato, se c'è un contenuto che è dannoso, probabilmente con un voto di una grossa quantità di persone che hanno un peso adeguato rispetto a quel contenuto, il contenuto può venire rimosso. Dipende tutto da come è programmato, ovviamente. Grazie mille. Grazie. Cioè, l'ultima domanda, poi ti lasciamo andare a letto. Sono qua. Okay. E quanto valgono quei 55 bitcoins adesso, quelli che avevi messo per... Ah, ce n'è spuntata un'altra fuori. Allora, prima quanto valgono quei bitcoins e dopo, anche utilizzando una funzione per la cancellazione, il contenuto rimarrebbe nella storia della blockchain? Ah, era una risposta. Ok, questa penso fosse una risposta alla domanda di prima. Quindi la domanda per te è quanto valgono quei 55 bitcoins? Beh, oggi un bitcoin mi pare che sia di $40,000, quindi cosa sono, €35,000. Fosse vera quella storia sarei molto felice, mia figlia sarebbe molto felice, ovviamente è un esempio fatto, ma sarebbe una piccola fortuna. Ma conosco gente che ha acquistato per esempio gli Ethereum a 25 centesimi l'uno, ne ha comprato per $10,000 e l'Ethereum a un certo punto è arrivato a $4,000 l'uno, quindi insomma da 25 centesimi a 4,000 gli è andata molto bene. Quindi la cosa simpatica di queste criptovalute è che ha creato una bella quantità di milionari in maniera inaspettata, quindi in nazioni povere. Per esempio l'Ucraina, che è in guerra adesso, ha una delle quantità più grosse di criptomilionari, no? Perché ci sono tantissimi scienziati matematici e che sono poi alla base di tantissimi progetti, ed è gente che ha accumulato bitcoin e altre cripto, e quindi queste persone qua stanno anche
hanno investito prima che c'era la guerra, ne conosco diversi, hanno investito per fare scuole, per fare cose, per educare, quindi è una cosa molto interessante perché veramente la decentralizzazione si vede quando anche il benessere è distribuito in maniera molto più larga di come un sistema centralizzato invece permette di distribuire le cose. Allora, ne è spuntata un'altra all'ultimo, facciamo veloci che sennò andiamo fuori la tabella di marcia anche per te. Allora, non è già così anche per internet? Una volta che una cosa viene pubblicata, viene memorizzata da qualcuno e di fatto non esiste l'oblio. Quindi non è esatto, già... questo okay. È verissimo. La cosa diversa è se è arrivabile, no? Ma ogni cosa, quando è esposta a un qualcosa, qualcuno se la copia nel suo computer può ripostarla 100.000 volte, per quello è una mission quasi impossible togliere tutte le copie di un qualcosa da internet. Una volta che è uscito qualcosa bisogna quasi rassegnarsi, però non vuol dire che chi distribuisce materiale che non ha, insomma, che va male, che non possa essere come si dice, perseguito legalmente, quindi la possibilità di rintracciare chi distribuisce materiale che non deve essere distribuito è sempre un qualcosa di buono, e questo, insomma, non è che scompaia se il sistema è decentralizzato, anzi rende ancora più semplice localizzare l'autore di qualcosa perché è tutto firmato crittograficamente, a differenza dell'internet di adesso, insomma. Bene, grazie mille, non ci sono altre domande, quindi ti ringraziamo per l'intervento, è stato un intervento, penso, il migliore possibile per iniziare un evento sul fintech e sulla decentralizzazione, quindi centratissimo. E quindi grazie, ti salutiamo e buonanotte a questo punto, siccome lì sono le 11. Buon proseguimento a voi in Italia. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.